Potente, appara ragazzi, qua ho Axel, oggi Megado, oggi sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video che ragazzi avrà un qualcosa di magico, perché oggi sono qui a presentarvi un'ibrida, o meglio una squadra stratosferica che ha un costo, o meglio con un budget disponibile a tutti. Infatti ragazzi, questa squadra costerà all'incirca sugli 80 o 90 mila crediti, ma voi potete farla costare anche meno. Come fate? Basta non utilizzare il giocatore che io utilizzo in forma anche in questa squadra, anche se io ve lo consiglio alla stragrande perché è veramente forte. Comunque, prima di iniziare vi ricordo di passare da FIFA con Stats se siete interessati a comprare crediti di FIFA. E secondariamente vi volevo ringraziare per tutti, come sempre praticamente, per tutti i mi piace, per tutti i commenti che sto ricevendo in questi giorni. Poi vi volevo anche ringraziare, o meglio volevo ringraziare quelle persone che ieri hanno visto, messo mi piace e commentato il video di Titanfall. Infatti sono stato veramente felice perché mi sono piaciuti appunto dei commenti che in poche parole dicevano che avevo fatto bene a cambiare anche solo per un giorno. Quindi ragazzi, grazie mille. E poi un'ultimissima cosa è questa: ragazzi, vi chiedo gentilmente di condividere questa squadra, o meglio di anche lasciarvi solo un mi piace, perché sarà veramente magica. E ragazzi, io questa squadra la utilizzerò credo per molti ping pale, perché non mi aspettavo affatto di appunto provare una squadra così forte. Comunque ragazzi, partiamo subito. Ovviamente a fine video, o meglio durante il video, vi dirò anche delle possibili varianti, perché ebbene sì, si possono utilizzare diversi tipi di giocatori per questa squadra. Partiamo subito allora. Modulo, il magico 3-5-2, e in porta noi utilizziamo Adler, perché Adler è Ron Neuer ragazzi. Se vi ricordate un paio di video fa, o meglio un paio di squad builder fa, io avevo detto che Neuer non stava più svolgendo il suo compito alla perfezione, e quindi ho detto ma dobbiamo cambiare. Ho provato Adler e ragazzi, secondo me ora come ora è più forte di Neuer. E guardate un po' il suo costo, cioè costa 40 volte in meno di Neuer e a me sembra più forte. Quindi ragazzi, ve lo straconsiglio. Poi vabbè, vi ho sempre detto che è un magico, quindi provatelo assolutissimamente. Difesa, stranamente la difesa è sempre la stessa, ma perché mi trovo bene io. Se voi vi trovate dei difensori, un portiere, due difensori centrali che insieme danno doppia o anche tripla intesa, potete mettere chi volete. Io utilizzo sempre questi due, Boateng la versione da 81, perché essendo una squadra abbastanza economica ho deciso di utilizzare i giocatori più economici possibile. E quindi appunto, se conoscete dei giocatori, dei difensori o un portiere che hanno doppia sede tripla intesa, potete ovviamente metterli al posto di questo. Io li utilizzo perché come ho detto mi trovo veramente bene con questa squadra. Comunque sempre con questa difesa, con sempre Dante Boateng. Dante è magico, 69 partite, e invece Boateng 101 partite. Altro difensore centrale non è più della Bundesliga, bensì sarà della Serie A. Aspettate che ho errato, sarà della Serie A. Infatti sto utilizzando Juan Jesus ragazzi. Allora, perché utilizzo Juan Jesus? Perché ragazzi, se vi ricordate in un mio video, o meglio in un mio squad builder, avevo detto che mi era piaciuto, e ragazzi l'ipotesi si è riconfermata. Mi è strapiaciuto, quindi ho deciso sempre di più di utilizzarlo. 4 partite mi ha fatto, cioè mi ha fatto un gol, minghe, e l'ho pagato solamente 1000 crediti, quindi ve lo consiglio alla stragrande. Passiamo invece al centrocampo, iniziando dai due centrocampisti difensivi centrali. Allora, da una parte ragazzi utilizzo Guarin che non avevo mai provato prima, e devo dire che mi è piaciuto più del normale, soprattutto per i suoi work rates, perché a me, come sapete, piacciono molto i giocatori che hanno work rates alto, alto basso e alto normale, cioè praticamente mi piacciono tutti. Però ragazzi, devo dire che questo giocatore mi è piaciuto soprattutto per i suoi work rates, e poi perché è un giocatore veramente completo. Andiamogli a guardare le statistiche: 78 velocità, 82 di tiro, 82 di passaggio, 83 di linea, 76 di difesa, 78 di testa. Queste statistiche delineano un giocatore molto completo, completerrimo. E quindi ragazzi, vi consiglio anche lui. L'ho pagato 4300, ma perché? Perché ho scelto di utilizzarlo con la chiamista del predatore, che aumenta il tiro e il passaggio. Altro centrocampista difensivo centrale ragazzi, non è della Serie A bensì della Bundesliga, infatti sto utilizzando Luis Gustavo ragazzi. Lo uso perché a me piace usarlo. Se volete potete usare un altro CDC della Bundesliga, basta che o sia tedesco o che giochi nel Borussia Dortmund, ma o anche nel Bayern Monaco. Ciò dipende, questo dipenderà da che esterno destro metterete. Infatti come esterno destro ho deciso di utilizzare Blazikowski perché mi piace, ma voi ormai li sapete queste mie preferenze. 53 partite, 10 gol, 12 assist. E ragazzi, potete utilizzare chiunque, potete utilizzare Müller, potete utilizzare Hermann, come anche Robben. Quindi ragazzi, in base a questa vostra scelta dipenderà il centrocampista difensivo centrale.
Io ho utilizzato Luis Gustavo perché mi trovo meglio, ma voi vi potete anche utilizzare Gundogan, ma come anche molti altri. Allora, invece, come esterno sinistro, ragazzi, utilizzo Calimero Armero. Questo perché? Adesso, no, ve lo dirò dopo perché, perché c'è tutto un ragionamento dietro. Comunque potete usare sia, se fate questa formazione potete utilizzare sia Armero che Zuniga, ma poi vi dirò appunto le possibili varianti. Comunque Armero, ma mi è piaciuto, vi avevo già detto che secondo me faceva il suo lavoro. E guardate un po' i suoi workers, anche lui è alto normale, quindi è magico. L'unica cosa che è veramente un peccato sono le sue stelle di piede debole, le sue stelle e le sue mosse abilità. Infatti magari per le prossime partite io andrò a provare Zuniga e vi farò sapere. E però per pagarlo appunto, per essere il primo proprietario, l'ho tranquillamente utilizzato, ecco. Ma passiamo all'attacco, ragazzi, che questo attacco ha un qualcosa di magico, ma di strabuggato. Infatti, allora, come COC utilizzo Ramos in forma. E ragazzi, mai, e ripeto, mai mi sarei potuto immaginare un giocatore simile. È fortissimo, ragazzi, 48.250 non li vale, li stravale, veramente una partita, un gol, un assist. Ma ragazzi, provarlo, cioè, diventate felici a vedere uno che gioca così bene. Poi, essendo una TT, ho detto, non so se, cioè, proviamolo come COC, vediamo se appunto fa dei passaggi precisi. E ragazzi, li fa precisissimi. Veramente io ve lo straconsiglio. Non ho ancora l'approvato come COC la sua versione non if, ma se avete i crediti necessari, ragazzi, prendetelo in forma, che è veramente una bestia. Ma adesso andiamo a vedere le due punte. Allora, da una parte utilizzo il magico Pierre. Infatti utilizzo Aubameyang, ha pagato 4.000, in 15 partite mi ha fatto 8 gol e 4 assist. Ma ragazzi, è un piacere vedere giocare anche questo giocatore. Workers alto normale, 3 stelle di piede debole, 3 stelle di mossa abilità. Questi magari sono gli unici suoi difetti. Ma ragazzi, come ho sempre detto, di un giocatore buggato non bisogna vedere le sue statistiche. E ragazzi, lui è buggatissimo. Affiancato da quale giocatore? Scusate, ho la voce un po' nazucchero, no, nasale, però ho ancora un po' di raffreddore, non mi passa più, ormai ce l'ho da 2 settimane. Comunque, come ATT utilizzo non uno della Bundesliga, vabbè, no, cioè, io vi faccio solo vedere chi è. Guardate chi sto per, cioè, Ibarbo, ragazzi. Come ATT utilizzo Ibarbo, e questa qua è la nostra squadra. 100 d'intesa, tutti con 9 se non 10 d'intesa. E ragazzi, vi posso assicurare che è una delle migliori squadre che io abbia mai provato. Quindi ragazzi, spero innanzitutto che questa squadra vi sia piaciuta. Magari se vi è piaciuta lasciate un mi piace, e mi raccomando fatemi sapere se voi o avete utilizzato già una squadra simile, oppure se la utilizzerete. Soprattutto se la utilizzerete, fatemi sapere il vostro feedback, ecco, se vi è piaciuta o meno. Poi ragazzi, intanto che adesso magari vi faccio vedere un 3 o 4 gol, vi volevo chiedere un piccolo aiuto. Ragazzi, io avevo in mente di iniziare un'altra serie, perché bene sì, a me piace fare gli squad builder come anche Wager Match e i pack opening. Però se ci pensate, sono 4 serie, 3 o 4 serie che continuano a girare sul mio canale. Poi vabbè, c'è il Poticitel, ma come ho già detto, essendo una delle mie serie migliori, ve la faccio gustare, ve la faccio un po' desiderare. Quindi io ho in mente, o meglio, volevo chiedere a voi un consiglio: che serie vorreste che io iniziassi? Perché ho deciso di portare magari i giochi secondari, se non qualche volta sul primo canale, sempre sul secondo canale. Quindi magari sul secondo canale in questi giorni vedrete altri video di Titanfall. Però volevo portarvi anche una nuova serie di FIFA su questo primo canale. Io pensavo magari di riprendere quella che avevo fatto inizio ottobre, che ad esempio era quella costituita da squadra da soli portieri, come anche la squadra stupefacente con Bamba, Santa Maria, Bamba, Santa Maria, Botte. Quindi ragazzi, fatemi gentilmente sapere che serie vorreste vedere, e anche una stramagica. Io c'è, no, allora, ecco, mi stavo scordando che giovedì, forse, allora, in questa settimana, ragazzi, tecnicamente parlando, dovrei fare lo speciale dei 30.000 iscritti, e lì sì che inizierò un'altra serie. Però appunto volevo sapere magari delle vostre opinioni su nuove serie da vedere sul mio canale. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un bel mi piace, vediamo se arriviamo a 2.000. E ragazzi, se non state vedendo più Pink Pale, è perché li rinizierò a fare domani, credo. Quindi domani o dopodomani sarà già un Pink Pale, pensate un po' che magicata. E quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a pala, ci sentiamo al prossimo video, bolla!
Ragazzi, pensate un po' che magico. Non vi ho appunto detto le sostituzioni che potevate fare, la variazione di questa squadra. Allora, in poche parole, dovete spostare i Barbo dalla parte destra alla parte il contrario, dalla parte sinistra alla parte destra e fare così col resto della squadra, ovviamente cambiando i giocatori. Infatti, come esterno destro non utilizzerete più Błażejkowski, bensì Cuadrado. Invece, come esterno sinistro dovrete utilizzare Royce. Invece, come CDC ve li scambiate tranquillamente, metterete Luis Gustavo a sinistra, Guarina a destra, Boateng a sinistra, Dante in mezzo e Juan Jesus a destra, e la cosa è fatta. Quindi ragazzi, spero che sia stato il più chiaro possibile, fatemi sapere quale delle due versioni preferite, e detto questo io vi risaluto e vi dico potente a palla, ci sentiamo al prossimo video, bolla!